Sindaco, lei è consapevole e sa bene quali sono state le accuse mossegli dall'ex vice sindaco Michele Petrone e dall'ex delegato al bilancio Luigi Illiano? Guardi, io con Petrone ed Illiano ho condiviso buona parte di questa consigliatura, quindi non farò polemiche né con Michele né con Luigi Illiano. L'argomento è stato molto dibattuto in consiglio comunale. Fino al giorno antecedente, diciamo, l'avvio dei lavori di consiglio comunale, tutti gli atti sono sempre stati votati all'unanimità anche da Michele Petrone, quindi ogni commento è superfluo. Ma ritengo di poter affermare che il loro partito, l'UDC, prossimo a diventare partito della nazione, sia e debba essere un partner essenziale per il Popolo della Libertà di Monte di Procida. Io guardo a loro tuttora con interesse politico, anzi dico che c'è stato un momento che le nostre strade si sono divise, ma in Campania condividiamo ovunque impegni di governo. È assurdo politicamente che a Monte di Procida ciò non avviene per un unico fatto, perché poi per il resto abbiamo sempre condiviso tutto. Ma nei prossimi giorni sarà avviata una riflessione da parte del Popolo della Libertà di Monte di Procida, proprio per meglio comprenderci, per dialogare, per avviare una discussione con i rappresentanti politici dell'UDC di Monte di Procida. Sindaco, e sempre il consigliere Michele Petrone ha asserito che vi sono una serie di atti che lei non ha preso in considerazione e che addirittura dopo averli letti non sono trascorse neppure 8 ore e già sono stati cestinati. Questo per il bene delle periferie. Può spiegarci che cosa è accaduto? Guardi, io in passato sono sempre stato accusato di essere stato troppo riferimento di cappella, perché quando parliamo di periferia parliamo di cappella. È vero, io a cappella ho il mio cuore, perché i cappellesi hanno sempre avuto fiducia in me e ritengo che avranno sempre fiducia in me, hanno sempre visto in me un riferimento. Io sono legato a loro e sono legato con i fatti. Interventi certi nel settore della residenzialità, delle case. Il complesso dei 100 alloggi di Cappella fu realizzato dall'amministrazione Iannuzzi. Dopo tanti anni Monte di Procida mi ha dato la possibilità di essere nuovamente sindaco, mi riferisco a questa consigliatura. Noi abbiamo fatto un progetto di riqualificazione di quel complesso, ovviamente all'esame della giunta regionale per il finanziamento, perché noi riteniamo essenziale far vivere meglio i cappellesi. Su Cappella la percorribilità di via Petrara, molti non se la ricordano come erano prima, oggi certo non vive tempi migliori, però fu resa possibile dalla mia amministrazione. Voglio dire che anche in questo bilancio ci sono significative interventi. Primo, nel risanamento igienico-sanitario. Approvato il bilancio, completiamo l'iter per il mutuo per la fogna di Cappella, che dovrebbe essere pagata al 50% anche da Bacoli. Noi invece andiamo avanti in questa direzione, quindi nell'anno avvieremo i lavori della fogna di Cappella. Abbiamo avuto anche con il contributo, diciamo, della nostra amministrazione, di cui l'UDC ne era componente, diciamo un contributo di 100.000 euro dalla Regione Campania, e quindi ammoderneremo via Petrara, faremo questa struttura polifunzionale. Certo, non è tutto, ma è qualcosa di significativo. Vorrei sapere tutte le altre amministrazioni che hanno fatto. Io non ho fatto tutto, torno a ripetere, ma ho fatto e farò cose significative per i cappellesi, che ripeto stanno nel mio cuore, perché sempre mi hanno onorato del loro consenso e spero che continueranno ad onorarmi del loro consenso.